Ciao ragazze, guardate cosa mi hanno appena consegnato. È passato il portalettere e mi ha lasciato i due pacchettini di The Planner Society. Questo è il kit speciale che ho prenotato una decina di giorni fa e l'altro è il kit di febbraio. Vi mostro subito quello speciale che è bellissimo. Allora, questo kit è quello che è andato in vendita, in prevendita, anzi a novembre, e aveva in abbinamento anche le agende in formato personal A5 e i Traveler's Notebook. Io in quell'occasione me l'ero fatto sfuggire, o meglio, avevo pensato: vabbè, tanto insomma, sono tutti belli questi kit, se anche non lo prendo, questo non succede niente. Invece, poi, quando ho iniziato a vedere le circolari, le varie fotografie, mi sono innamorata e mi sono pentita di non averlo preso in quell'occasione. Quando un paio di settimane fa c'è stato una vendita di ulteriori pezzi, mi sono fiondata e sono riuscita a rientrare tra le fortunate che sono riuscita ad aggiudicarselo. Ve lo faccio vedere. Allora, io questo l'ho già aperto, ho già dato una sbirciatina e come al solito la busta anche è troppo bella. Sono bellissimi questi kit. Tra l'altro ho trovato il modo di sistemarlo e farò un video anche su quello. Ho già messo qualche fotina su Instagram o nei vari gruppi Facebook ed è un'idea che è piaciuta, quindi appena riesco farò un video. Allora, eccolo il kit speciale. Allora, questi sono i fogli di carta, sono i soliti 6 fogli stampa fronte retro e queste sono le fantasie. Eccoli qua. Queste sono le carte. Stupende. Poi c'è la penna. Bellissima, questa stile Swarovski. Troppo carina. Allora, aspettate che io faccio una cosa, scusate adesso. Allora, io questa è la mia Foxy Fix cicciottona. Io per questa avevo comprato una. È rimasto in mano il penloop, una Swarovski originale, questa è Swarovski vera. Ora, non per sminuire o cosa, ma queste penne sono troppo carine, fanno comunque figura. Quindi io adesso qui, a parte, dovrò riandare ad attaccare il penloop, però penso che cambierò e metterò questa di penna. Ok, chiusa parentesi. Quindi la penna che è troppo carina. Poi ci sono due rotoli di washi tape. E nero floreale e bianco con questi nastrini che riprendono le carte, riprendono un po' tutti gli altri abbellimenti. Poi c'è la clip, questa, aspettate che la tiro fuori, altrimenti come al solito spara. Allora, io di queste ce n'ho già uno perché lei comunque di questi articoli delle clip e dei timbri ne mette circa 3 l'anno, quindi ogni 3 o 4 kit trovate una di queste clip e questa è troppo carina. Quindi la clip, il timbro, io di timbri ce n'ho due, quindi questo è il terzo che va a proseguire la mia collezione. Poi ci sono i post-it, troppo belli anche loro. Guardate che carini. Tanto belli quanto inutili a dire il vero, perché dei post-it così decorati uno qui insomma non è che c'ha tutto questo spazio per scriverci, però deliziosi, troppo carini. Poi ci sono le card. Queste io non le ho ancora aperte e neanche me le ricordo. Card, quindi c'è il rosa, c'è il fiorato, c'è il foil, si vede? Luce, aiutami, telecamera, metti a fuoco. Io non vedo un piffero. Bellissime. Ok, queste sono tutte chiarissime. Sul retro sono bianca. Avevo paura ci fossero fantasie troppo scure, invece sono veramente belle. Quindi rosa, bianco e color crema. Poi ci sono i tab. Come al solito sono tantissimi e tantissime sono le scrittine da mettere sui tab, queste e questi qua. Bellissime,
veramente tanti, tanti, tanti. Ok, video velocissimo perché voglio mostrarvelo e voglio fare subito anche il video del kit di febbraio. Questi sono gli abbellimenti, questi in carta, troppo belli, fiori, questa è una bustina, bellissimo. Sono contentissima di averlo preso alla fine, contentissima di essere riuscita ad aggiudicarmelo, perché l'acquisto io sono riuscita a farlo tipo a mezzanotte, una cosa allucinante. Questo e questo qua, bellissimi. E per ultimo ci sono gli stickers. Per ultimo ci sono gli adesivi, sempre in queste bustine. E sono due fogli, eccoli qua, bellissimi anche loro. In questo kit manca, rispetto agli altri che solitamente hanno un astuccino oppure hanno uno di quei porta carte di credito che loro usano comunque per gli adesivi, quindi sotto questo punto di vista è un pelino più povero, però vabbè, insomma, bello, bello lo stesso. A me piace veramente tanto, mi piacciono i colori, ci andrò sicuramente a fare qualcosina per la mia Foxy Fix, perché si abbina alla perfezione, e niente, e lo vado a sistemare nelle mie scatoline, così vi mostro anche come sono riuscita ad organizzarlo e ad archiviare il tutto. Io con questo video ho finito, spero vi sia piaciuto, e andate a sbirciare sul sito The Planner Society, perché questi kit sono veramente sempre, sempre più belli. E vi saluto e ci vediamo al prossimo video, se vi andrà. Ciao ciao!